lavori in corso. Dobbiamo... Cosa starò combinando? Dobbiamo lo scoprirete più solo tardi. Ed eccomi in macchina. Sinceramente non ho nessuna voglia di uscire. Una cosa che mi piace tanto andare a fare è fare la spesa, ma in questo caso qui devo stare attenta a non ammazzare il gatto, ma in questo caso qui non ne ho proprio voglia, intanto perché non mi piace andare a fare la spesa da sola e quindi mi piace sempre portarmi dietro uno dei bambini, oltre che per darmi una mano anche per passare un po' di tempo con chi mi porto, e comunque perché così facciamo anche prima, e un po' per questa situazione appunto. Qui ho la mascherina che mi ha portato a casa Maurizio e niente, poi andiamo. Poi qua non si vede tanto, ma avevo fatto i capelli, dovevano essere azzurri, vabbè, invece alla fine sono venuti verdi, ma fa niente. Adesso passo qui dal tabacchino a farmi stampare il foglio, perché purtroppo ho la stampante ma non ho le cartucce momentaneamente, e quindi devo andare dal tabacchino per farmi stampare il foglio, così poi lo compilo, così nel caso mi fermassero evitiamo casini, che non mi sembra il caso. Vado a fare un po' di giri, è tantissimo tempo che non scendiamo, quindi spero di riuscire a far tutto, anche la spesa la dovrò fare a pezzi, perché comunque non posso star dentro tanto tempo, quindi stavo pensando di dividerla, solo che ho una lista talmente grossa che non so neanche come farò a ricordarmi tutto ciò che devo prendere. Volevo dividerla oggi e poi mi sono scordata. Volevo dividerla, tipo non so, detersivi, la parte delle veramente verdura, quella devo prendere. Cioè, vediamo un po'. Comunque appena riempio, diciamo, il carrello normale, non strapieno, vado alla cassa, pago, così mentre io sono fuori, così me la metto a posto tranquillamente, entra qualcun altro, perché sennò, cioè, a me mi dispiace, mi devo fare la spesa per 8 persone, di certo non sto dentro 5 minuti, però per non fare, a parte il fatto che tutto in un carrello non ci sta, e quindi ecco il vetro che devo andare a buttare si è schiantato a terra. Va bene, adesso chiedo, entro e vediamo se me lo stavo. Ok, trovato. Adesso devo compilare. Questo adesso lo metto qui, è compilata, così almeno se per caso, con la fortuna che ho, sicuro mi fermano, ce l'ho pronta. E niente, adesso andiamo, partiamo con la prima. Pensano che sono matta, che parlo da solo. Tanto c'è anche gente che non ce l'ha. Thank you.
basta. Come se avessi una gomma. Qui come il gasolio, come siamo messi? Di quello ce n'è, non essendoci più posto. Niente, praticamente adesso per prima cosa, siccome Giorgia gli si è rotto il filo del caricabatterie, devo andare fino dai cinesi, si sono aperti, a prendere caricabatterie per Giorgia e poi basta. Poi devo andare fino da Paniate per prendere il lattino per Pia e poi finalmente vado alle USP. Comunque in questo momento, beh, voi non potete vedere perché vedete me, ma di macchina ce ne sono, però può essere sempre tutta gente che va a fare la spesa, cioè, tante. Cioè, quattro macchine più un camion. Vi do un piccolo aggiornamento prima di farvi vedere la spesa. Sono le 8:30, ho finito. Alla fine sono andata al Bennett, accenderò una luce perché non è che mi si vede tanto, ok. Alla fine sono andata al Bennett per prendere il coso di Giorgia, lì caricabatterie, poi ho preso anche delle cose che erano in sconto, lo sapete che io le prendo spesso, già che ero lì ne ho trovate di ottime che sicuramente facciamo andare, quindi le ho prese. Poi ho preso anche una cosa che mi sono accorta quando ero alla cassa, che era
senza glutine, quindi sono stata felicissima e sarà felicissimo anche Gabriele e anche Maurizio. Vabbè, comunque siamo andate al Veneto, sono andata al Veneto, ho incontrato mia sorella e ovviamente siamo state a distanza come bisogna stare e dentro il Veneto siamo state, cioè, separate, nel senso che non abbiamo fatto la spesa assieme, fianco a fianco come sarebbe stato normalmente, ma io sono andata prima a prendere caricabatterie, così lei è andata a vedere le offerte in scadenza e poi io sono andata a vedere le offerte in scadenza e lei è andata a vedere altre cose. Eravamo per telefono, così almeno non ci siamo, cioè non ci siamo incontrate, non perché io ho paura che lei ce l'ha o viceversa, ma perché adesso è così che bisogna fare e quindi si fa così, punto. E niente, vabbè, i reparti non necessari erano chiusi anche dentro il supermercato, non possono vendere mobili, non possono vendere articoli per la scuola, è una stupidaggine, perché mettiamo che Giorgia finisca i fogli con i buchi. Come faccio? Dove scrive? Per terra? O se finisce la penna? O se finiscono i pennarelli? Cioè, capito? È una cosa assurda il fatto che non li vendano, però vabbè. Anche lì, così è, così si fa. Poi sono andata appunto all'Eurospin, anche mia sorella è venuta all'Eurospin, anche lì siamo entrate, hanno fatto entrare una, hanno lasciato un po' di tempo, hanno fatto entrare poi anche lei. E poi dentro il supermercato abbiamo fatto la spesa separatamente. Poi io sono uscita una volta, ho posato la roba in macchina, sono rientrata perché comunque prendendo l'acqua ho preso tre casse d'acqua e il carrello era già praticamente pieno. Quindi sono uscita, sono rientrata, ho preso altra roba che comunque vi faccio vedere appena arrivo a casa e niente. E poi siamo uscite. Avevamo le macchine vicine ma distanti e quindi parlavamo mentre caricavamo la spesa in macchina e ci siamo salutate a distanza. C'era uno che mi fulminava per il giornale. Non è una cosa che facciamo spesso, magari tipo abbracciarci, cose così, però il fatto che non puoi farlo cioè è assurdo veramente. Vabbè. Comunque. Passerà anche questa cosa, no? Comunque, adesso appunto sto andando a casa, ho speso tantissimo, tantissimo. Tra Eurospin e Bennett avrò speso all'incirca 340 euro, una cosa del genere. Però ho preso tanta roba, molta era carne e la metto poi nel freezer e quindi ci possiamo andare avanti anche una decina di giorni. Altra invece era la verdura, quella invece non ne posso prendere tanta, perciò l'andrò poi a ricomprare. Adesso vediamo. Mi dispiace andare nel supermercato sabato e la domenica, però d'altronde sono gli unici giorni che a casa Maurizio oggi è stato, cioè, perché è arrivato lo stipendio, c'era da fare spesa grande, allora si è fatto dare un turno, diciamo, no? Si è fatto scalare un turno, ma se no normalmente
cioè deve andare a lavorare, c'è poco da fare. Quindi adesso vediamo comunque. E poi anche per non approfittarsene, quindi vediamo. La verdura sicuramente la dovrò andare a ricomprare, se non è sabato e domenica sicuro, perché vedrete ne ho presa ma non tantissima. Anche perché comunque non ho un frigo super mega enorme che ci sono 10 miliardi di cose, eh. Cioè è grande ma la roba che ci sta quella, eh. Comunque vabbè, c'erano le spinacine in offerta all'Eurospin e ne ho prese 3 confezioni. Così almeno quelle lì i bambini piacciono e sono tranquilli. La carne ho preso della lonza, del pollo, beh, insomma, c'è la solita carne poi. La lonza ci siamo accorti che ci piace un sacco impanata. E quindi questo è un grosso problema, perché fa male. Cioè non è che fa male, però poi se la friggi non è che faccia benissimo. Devo provare, mi piacerebbe provare a farla al forno, perché nell'air fryer ce ne sta poca e quindi va bene se fai dei bocconcini, ma le fettine, siamo 800 noi, non è che posso metterle nell'air fryer, quindi vediamo un po'. Comunque io sono quasi arrivata e c'è tantissima roba da scaricare. Ve la farò vedere in due tempi. Prima vi farò vedere la roba che va in frigo e in freezer, poi mangiamo e poi vi faccio vedere l'altra. Così almeno mangiamo a un orario più o meno decente, perché fate conto che è già 9:15. Però tanto per cena faccio qualcosa di veloce, spinacine e insalata. Ho wurstel, quelli col formaggio dentro, che li ho presi, non so se vogliono mangiare quelli. Adesso vediamo. E quindi facciamo svelti, insomma, a farci la cena. Qui c'è il gatto, come al solito, Tittina, che mi viene a salutare. Ti devi levare però, amica. Se no ti schiaccio, eh. Io non ti vedo. Sempre paura di schiacciarla perché è un po' sciocchina, diciamo. Adesso se sale è già lì che viene. Bigolina, eccola qua, la mia Didina. Ciao Didina, ti ho preso la bobona. Contenta? Adesso però dobbiamo andare, eh? Dobbiamo portare dentro tutta la spesa. Ciao cucciola. Andiamo, dai. Niente, vado e ci sentiamo tra poco quando vi faccio vedere la spesa. Allora, al Bennet ho trovato questi qui scontati del 50%, sono dei ravioli di ricotta e erbette. Ce n'erano 3 confezioni, scadono il 20 di marzo, non ci arriveranno mai. Ne ho prese 3, allora, passa la tua sorella. Poi ho preso queste polpette vegetariane. Aspettate, ah no, niente. Queste polpette vegetariane, le ho pagate 1,99 euro, ne ho prese 4. Poi ho trovato questi stracchini, a 1,49 euro, sempre scontati del 50%, con scadenza sempre il 20 di marzo, ma ho intenzione di fare delle cose e quindi mi serviva, perciò sicuramente non ci arrivo. Ne ho presi 6, mi sembra. Tieni. Poi ho preso un kebab da fare prossimamente, domani, perché è da consumarsi entro il 18, perciò lo mangiamo domani. Poi qui l'unica cosa che vi faccio vedere che non va nel frigo è il caricabatterie di Giorgia. Wow,
tieni. Vedi, era aperto. Poi ho trovato linea senza lattosio e anche questo qua scontato del 50%. Poi ho trovato questi due yogurt con le palline di cioccolato. Ne ho trovati due. Tieni. Poi ho trovato questa salsa pomodoro del campo classico della Cirio. Non va in frigo, ma ce l'avevo qui e ve la faccio vedere. Va sotto, Sabri. Per favore. Si può levare questo suono? No. Vai. Perché non li stai mettendo quei cosi? E poi ho trovato, che era quella di cui parlavo, la panna cotta. Basta? La panna cotta con caramellato e il creme caramel. Sempre scontati del 50% che scadono il 20 di marzo e sono senza glutine. Per chi sono? Per tutti. Sono senza glutine. Quando li ho visti, li ho presi, ho detto vabbè, li mangio i bambini, quando ho visto che erano senza glutine. Proprio gli occhi a cuoricino mi si sono fatti. Perché Gabriele è contento se può mangiare queste cose. E poi all'Eurosfin ho preso un'altra sorpresina. Beh, ah, lì c'è anche un cappello che non si sa da dove arriva. Te? C'è troppa roba. Sì, adesso c'è troppa roba. Ma ok, continuiamo con un'altra barza con roba che va in frigo. Ho preso l'insalata, ho preso la valeriana, questa qui mista, confezione da mezzo chilo, e poi il lattughino. Ho preso questi tre tipi di insalata. Poi ho preso come frutta invece le mele, queste qui gialle, verdi. Allora, poi le mele rosse, poi peperoni, ne ho presi 4 rossi e poi 4 gialli che sono da qualche parte, e un po' di zucchine. Poi qui altra insalata, poi qui ho preso gli spinaci freschi perché domani devo preparare un bel po' di passata di verdura per Pia da mettere via. Poi ho preso anche la pan di zucchero, quella che piace Giorgia. Ah, allora lasciamola fuori. Ok. Le melanzane perché ho intenzione di fare una ricetta buonissima. E poi ho preso 2 sacchetti di patate, qui ce n'è uno, l'altro da qualche parte. Allora partiamo adesso con la carne. Ho tirato fuori un po' di roba così facciamo prima. Qui c'è macinato misto di bovino adulto, ne ho prese mi sembra 5, 1, 2 freezer. Tre e quattro. Quattro. Lì. E cinque. Sotto. Poi abbiamo preso. Mamma, qui c'è ancora una sera. Ah sì. Sei. Poi abbiamo preso le spinaccine, questa confezione grande che dentro ne ha 8. Quindi ne mettiamo, non le mettiamo in freezer, mettiamole in frigo. Tanto vabbè, scadono il 20, una mettiamola in freezer. È che sono tante. Secondo me poi occupa lo spazio. Mettile in freezer. Tutte e due. Ce ne sono 3. 2 in freezer e una fuori. Poi ho preso la lonza. Il frigo in freezer. Cosa? La lonza. E aspetta, ne ho prese 2 confezioni, poi se per caso ne ho presa ancora ve la faccio vedere. Sì, lì. Mettiamo. Ah, sì, eccola qua. 3, 4.
Mettiamola in freezer. Oh, è bucata qua. Vabbè, mettila in freezer. L'avrò bucata io. Poi ho preso queste fettine per la milanese che erano veramente buone, che l'altra volta le ha prese Maurizio e quindi le ho riprese anche io, 4 confezioni. Tieni, Sammy. Freezer. Poi ho preso 3 cosce di tacchino. Sono giganti queste cosce di tacchino. Papà, guarda. Poi ho preso le cotolette di pollo perché a Giorgia le spinacine non piacciono tanto. Ho preso 2 pancetta fine per bacon che vorrei farla domenica mattina con le uova strapazzate per fare una colazione un po' diversa in frigo. Non mi lasci finire di parlare. E poi ho preso il petto di pollo a fette, 2 confezioni di questa qui formato famiglia. Mettila pure in freezer. Poi ho preso del formaggio, ho preso il Fontal, il Gouda e il Gorgonzola, questo qui dolce. Non chiuderlo che tanto ci devi mettere la roba dentro. Gorgonzola. Poi i giusti ripieni di formaggio. Grazie, Giada. Non sono senza glutine questi qua, quindi Maurizio e Gabriele non li mangeranno. Poi li avevo visti sul volantino. Per provarli, solo per una volta, perché poi li so fare io, ho preso i pancake. Questi qui, 6 pezzi. Poi ho preso il mascarpone cremoso, ne ho presi 2. Poi la ricotta fresca, ne ho prese 4 o 5, il lievito, questo qui fresco, e le fettine alla provola dolce in frigo. Poi ho preso 3 confezioni di uova fresche, 2 di pasta brisé, e poi mi sono preso questo e l'ho mangiato io. Poi ho preso questi burger che non avevo mai visto, tonno, olive e pomodorini, e poi ne ho presi anche di altri gusti, dopo ve li faccio vedere, quelli vanno in freezer. Poi per Maurizio e Gabriele ho preso questo tiramisù della Moestere senza lattosio, che gli piace parecchio. Sì. La pancetta affumicata perché è una bella carbonara, ci va. Che è tantissimo che non la frigo. Cosa fai? Vuoi rimontare il maiale? Ho preso anche quell'altra fetta. Poi ho preso il grana padano, questo qui, che prendo sempre per Maurizio e Gabriele. Mamma, di mattina ci sta sempre la carbonara con un uovo strapazzato. Cosa stai dicendo? E poi il grattugiato italiano per noi. Poi ho preso le mozzarelle per la felicità di Giorgia e il prosciutto cotto scelto, ne ho presi mi sembra 3. Poi ho preso un minestrone 14 verdure da 1,5 kg, poi smettila Giana, lo scalogno, il formaggio Masdam che è il mio preferito in frigo in fondo, le barbabietole perché ho visto un hummus di barbabietola e lo vorrei provare, e poi le carote, 2 confezioni. Allora, poi ho preso questa vellutata di zucca e carote, ne ho prese 2 da assaggiare, tanto così la può assaggiare anche Pia. Poi ho preso il sedano, poi le damer a fette, il gouda a fette e le fettine di scamorza affumicata. Poi un burro da 0,5 kg, il taleggio DOP, la pasta sfoglia formato rettangolare e la pasta sfoglia tonda. Appoggiali di là davanti all'air fryer. Poi ho preso 3 broccoli, questi qui da 0,5 kg, così proverò anche a fare il gambo. Poi ho preso il prosciutto cotto a dadini, ne ho prese 3 confezioni.
e poi l'emmental a fette. E poi qua, come vi dicevo, ci sono i peperoni gialli. Lì invece, adesso ve lo faccio vedere, c'è il frigo e non ci sta più quasi niente. Poi ho preso le cipolle, due bustoni così di arance e poi dei burger salmone zucchina che sono senza glutine e dei burger merluzzi spinaci, anche questi senza glutine. Allora, che va in frigo così poi ci mettiamo a mangiare, ci sono ancora da farvi vedere. Questi hamburger di suino che sono senza glutine, ne ho presi tre. La margarina, lo speckin stick e il quartirolo lombardo. E basta, noi adesso mangiamo, ci vediamo dopo con la roba, diciamo, che non va in frigo. Allora, come siamo, adesso abbiamo cenato, adesso vi faccio vedere quello che ho preso per la dispensa, diciamo. Allora, questi cracker con riso soffiato. Poi ho preso il pane, questo qua di semola. Scusate. Vieni a cliccare qui. Vieni a cliccare. Ok. Poi che abbiamo già usato stasera. I bocconcini di pollo e tacchino per il gatto, ne ho prese 4 confezioni. Un filone a fette con farina di segale, due di questi American sandwich, vabbè i cracker già ve li ho fatti vedere, i cracker integrali, poi al Bennett c'erano al 50% queste veggie chips e queste tortilla che sono senza glutine, queste. Poi ho preso invece all'Eurospin lo zucchero, il latte intero, al Bennett ho trovato il 50% questi cereali integrali della Kellogg's, poi ho preso un mango all'Eurospin, poi sempre all'Eurospin, non mi ricordo più se 3 o 4 di questi pacchi da 1,5 kg di fusilli, poi 3 pacchetti di mandorle sgusciate e pelate perché vorrei fare una ricetta e le nocciole sgusciate e le noci. Poi qui ho preso un po' di fruttini per Pia, la Nutella, l'ananas in pezzi, al Bennett ho trovato in offerta il latte per Pia. Poi qui ho preso il pan bauletto normale, qui il pan bauletto con 8 cereali e soia e invece qui il pan bauletto quello integrale. Allora, continuiamo. Poi ho preso 3 succhi, uno alla pera, albicocca e pesca, il latte anche questo qui parzialmente scremato, il pane di segale. Poi la farina 00, l'altra farina la devo andare a poi a riprendere, cioè non ho preso tutto quello che mi serviva. Giara, ti fai male, scendi dalla sedia. La marmellata di fragola, di ciliegia, di frutti di bosco e di pesca per fare crostate, torte, biscotti. Poi la Nutella bigusto, poi ho trovato queste barrettine al cioccolato extra fondente che sono senza glutine. Vieni a pigiare. Va bene, vengo a pigiare. Pigiato. No, non funziona. Ok, senza glutine, vedete? E quindi le ho prese perché volevo fare una cosa speciale, cioè provare perlomeno. A nessuno ci lo deve Poi qua vedere. Ho preso l'olio extravergine di oliva che era in offerta e poi ho preso questo vino, il rosso toscano. Magari farò piangere le orecchie a qualcuno, mi serve per cucinare, per fare una cosa particolare. Poi adesso le mettiamo via. Poi invece passando ai detersivi o comunque a roba no food, diciamo,
ho preso due mochi, così uno ce l'ho di scorta. Poi ho preso questo Dexal, quel disintivo disinfettante bucato che lo uso per, soprattutto per la roba di Dexal, questo qua multi active bagno disinfettante. E poi mi sembrava di averne preso anche un altro, ma mi sarò sbagliato. Vabbè. Boh, mi ricordo le cose. Poi ho preso un pacco di salviette perché le abbiamo quasi finite. Mi serviva il detersivo per la roba bianca. Allora ho preso questo qui classico con ossigeno attivo per la lavatrice da 1,5 kg. Come sapete ho già detto, però nel caso qualcuno non avesse seguito, magari per i nuovi iscritti che vorrei ringraziare calorosamente. Quanti salviette ci sono qua? Ce ne sono 80. Che vorrei ringraziare con tutto il cuore, grazie per esservi iscritti, grazie per seguirci, grazie a tutti quanti per i commenti e mi piace che lasciate i video. Io ero una cuponista e quindi sono ancora piena di detersivo, di alcuni tipi di detersivi. Ecco, questo qui è uno di quelli che ho finito e quindi ho dovuto prenderlo. E poi ho preso i pannolini per Pia. Allora, d'altro non c'è niente, vi ho già fatto vedere tutto quanto. Adesso io metto a posto, ce ne andiamo a dormire. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!